Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Nella prima lettura, fratelli e sorelle carissimi, abbiamo ascoltato la prima parte del racconto di quello che è il martirio di Santo Stefano, che in larga misura ricalca il protomartire e quello che è successo a Gesù anche nella modalità, quindi catturato, portato davanti al Sinedrio, con i falsi testimoni, stessa accusa poi. Abbiamo sentito dire che Gesù Nazareno distruggerà questo luogo e sovvertirà i costumi della mandata di Mosè e le stesse identiche cose che erano successe per il maestro. E il centro di questa prima parte del racconto è proprio sul volto di Santo Stefano, che in mezzo a questa tempesta di falsità mostra il volto di un angelo. Ecco, quindi questa è la serenità del martire. Ci sono tantissime belle testimonianze, serenità del martire che è in qualche modo da noi vissuta quando rimaniamo sereni dinanzi a cose un pochino più piccole di quelle che portano alla morte violenta, insomma, come è successo dinanzi ai martiri: malcomprensioni, sorrisini, insulti a volte, no? Piccole persecuzioni, calunnie, maldicenze, offese. Perché Santo Stefano stava con un volto di angelo? Perché sta unito al Signore, ha dalla sua testimonianza della buona coscienza, cioè la coscienza di non aver fatto nulla di male, ma anzi, e la compassione più che per l'odio, più che l'odio, non c'è l'odio nel cuore di un santo, per quei poveretti che lo stavano falsamente accusando. Tutto qui. Anche noi, ecco, da buoni discepoli di Gesù, dovremmo imparare fare nostri questi sentimenti, ripeto, quando ci viene fatto qualcosa di male. Serenità dipendente dalla testimonianza della buona coscienza, d'accordo? Perché se la nostra coscienza ci rimprovera, anche se nessuno ci dice niente, dobbiamo andarci a confessare e chiedere perdono a Gesù. Ma se la nostra coscienza non ci rimprovera, anche se abbiamo tutto il mondo contro, diciamo: Signore mio, a me non mi sembra di aver fatto, di aver agito malamente tra i tuoi occhi, tutti quanti pensano questo di me, affido a te la difesa della mia causa, come hanno fatto i santi. E questo basti per la prima lettura. Invece nel Vangelo c'è un tema molto importante, ecco, affrontato da Gesù. Anche qui siamo subito dopo l'episodio della moltiplicazione dei pani, che abbiamo sentito durante le messe della fine della settimana scorsa. Gesù moltiplica i pani e i pesci, un grande miracolo, fa un sacco di gente. Allora poi Gesù dice: attenzione, e si sposta dall'altra parte, vede un sacco di gente che lui si sposta e gli va dietro. Allora Gesù dice: un momento, che cosa state cercando voi? Qualche altro miracolo? Chi pensate che io sia? E che cosa cercate da me? Che faccio, che voi risolvete tutti i problemi della vita vostra, che come se mangio sempre tutti i giorni senza problemi. Allora anche qui, e Gesù qui dice: attenzione, non procuratevi il cibo che perisce, ma quello che non perisce, che è la mia specialità dare. Allora voi sapete che ci abbiamo una domanda che facciamo tutti i giorni al Signore, nel Padre nostro: non dacci oggi il nostro pane quotidiano. E che cos'è il pane quotidiano? I padri della Chiesa dicevano che il pane quotidiano, noi pensiamo che sia anche il pane che ci mangiamo, ed è anche quello, ma è l'ultima cosa. Perché quando i padri della Chiesa pregavano il Padre nostro, sapete che cosa chiedevano innanzitutto? Qual è il pane quotidiano? Il primo? L'Eucaristia. Il secondo? Ascoltare la parola di Dio. Il terzo? Il pane che ci mangiamo tutti i giorni. Perché Gesù non è venuto sulla terra a risolvere tutti quanti i nostri problemi materiali, giusto? Perché se fosse venuto per questo, vedetevi un po', esisterebbero ancora i poveri, le persone che si muovono di fame nel mondo? No. Ma lui non è venuto a risolvere questi problemi. Lui è venuto a dare alimento, vita e salvezza alle nostre anime e subordinatamente, certamente, anche a venire incontro alle necessità del nostro corpo. Ecco, allora, anche qui dobbiamo farci, sapete, molte persone, no? Si avvicinano al Signore e dice: allora, io sono avvicinato al Signore. Prima le cose andavano male, ma adesso vanno ancora peggio, come mai? Cioè, il Signore non mi risolta i soldi i problemi della vita mia. Cioè, mio figlio non c'aveva lavoro, mo non ce l'ha manco la moglie, d'accordo? Cioè, mio cognato che stava male, non si è ammalato, pure il nipote,
commesso fatto. Allora, qui Gesù non ha mai detto che venendo nella nostra vita ci toglie tutte le croci, ci risolve tutti quanti i problemi, si chiamano così, temporali, quindi legati alle miserie della vita presente. Gesù è venuto a dirci: io vi do il cibo che non perisce, io vi do la grazia, io vi do un'amicizia con Dio che vi darà la forza anche di affrontare tutte le prove e le disgrazie della vita terrena, senza togliervele come non sono state tolte a me. Allora, io dico: che cosa mi aspetto io da Gesù? Cosa cerco io in Gesù? Cerco principalmente che mi nutra nell'anima, che mi faccia crescere, che mi faccia più santo, o che mi dia tutte quante le cose, anche le piccole cose, no? Questo è anche dalle preghiere che facciamo. Immaginiamo se noi fossimo delle mosche che sentiamo tutte le preghiere che salgono a Dio. Cosa gli chiedono a Dio? Che preghiere gli farà? Non lo so. Fammi trovare lavoro, dammi la salute. Cioè, per carità, sono cose importanti, ma non sono le più importanti. Ecco, allora sempre dobbiamo noi chiederci cosa cerchiamo da Gesù, perché lui è venuto per cose grosse, non per le piccole cose della vita terrena, anche se ha garantito, ha detto nel Vangelo: cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose legate al mangiare, al bere, al vestire vi saranno date in aggiunta. Ecco, impariamo a fare sempre un buon equilibrio, perché questo corpo, o senza che nessuno faccia gestarci, tra 100 anni qui nessuno di noi ci sta, siamo tutti passati a miglior vita, cioè il corpo non c'è più, ma l'anima c'è ancora, capito? E ci portiamo dietro nell'altro mondo quello che abbiamo fatto di bene all'anima, con l'anima e per la nostra anima, capito? Mentre il nostro corpo lo lasceremo alla terra insieme alla fine delle sue necessità. Chiediamo a Maria Santissima che ci dia la grazia di avere sempre questa grande priorità nel cuore e far fare a Gesù il suo lavoro per cui è specializzato, procurare bene, gaudio, pace e salvezza alle nostre anime. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre, Signore.